Questa è Radio Spin. Lo sapevi? Studia! Allora mi dissocio da tutte queste cose! Non ne so niente! Studia! Capra! E buffone! Amici del bubone, siamo tornati. Tanti mi avete scritto: Targetti non si sente, Radio Spin non si sente. Avevamo dei problemi, raggiunto il limite massimo di 200 ascoltatori in diretta, è crollato il server. Ora siamo tornati per la prima volta in diretta, il slot del bubone a Radio Spin, la radio universitaria, la radio del polo universitario di Prato. Grandi ospiti, politici locali, politici nazionali. Un'ora di tempo, non più mezz'ora, perché mezz'ora mi sembrava veramente un coito interrotto, quindi vogliamo durare di più, vogliamo approfondire più argomenti. Allora chiudi subito il microfono all'ospite, perché sennò tanto lui parla, lo so. Il primo blocco deve stare zitto in silenzio. Oggi ne vedremo delle belle, abbiamo tanto, se ci seguite sapete chi ci sarà ospite, sapete chi sarà in collegamento da Bruxelles, un europarlamentare giovanissima, bellissima, bravissima. Mi raccomando, se volete intervenire su Twitter, hashtag il bubone, anzi hashtag bubone. Se volete intervenire invece su Facebook, andate sulla pagina del bubone, commentate, mettete in difficoltà anche gli ospiti che abbiamo. Parleremo di Prato, della politica italiana, della politica nazionale, europea, mondiale, di tutto. Soprattutto andremo a concentrarsi su quella che è la comunità cinese e i problemi della comunità cinese legati a Prato. Pronto? Giancarlo? Sì. Buongiorno, sono il bubone. Sono Targetti Jonathan. Oh. E che tu mi telefoni? Quel telefono sconosciuto. Allora, Giancarlo. Ascolta, mi sono trovato. No, aspetta. Tra un quarto d'ora. Aspetta, Giancarlo. Io ti devo chiedere solo una cosa. Sì. Siamo in diretta a Radio Spin, il slot del bubone. Sì. Sei il primo ospite che chiamo. Giancarlo, facciamo pace. Ti sento male. Facciamo pace. Da un avvocato, se tu mi riami tra un quarto d'ora, ora ho posto. Allora, chiamiamolo tra un quarto d'ora, allora, vai. A fare, via. Dopo. Ci sentiamo dopo. Ci sentiamo dopo. Torniamo in diretta, è un delirio, la diretta è così, la diretta è così. Allora, io ho l'onore, l'onere di presentare ormai un volto della politica nazionale di Forza Italia, ormai è il Mike Buongiorno della politica italiana, Giorgio Silli, che sta scrivendo al cellulare, per cortesia. No, ragazzi, abbiate pazienza, dopo il glorioso collegamento con Auzzi, che era da un avvocato fisso. È da avvocato. È un cittadino modello, perché se vede cose che non tornano, lui giustamente le denuncia. E devo dire, è una brava persona, questo non lo si può negare. Dicevo, allora, noi non abbiamo ancora finito di decidere quanto mi date alla fine di questa trasmissione, perché oramai, cioè, dalla televisione nazionale, milioni di telespettatori... Vengo a Radio Spin, lo faccio con il cuore, però chiaramente, insomma, è chiaro, no? Sentivo all'inizio, tra l'altro, Sgarbi che dava di capra a tutti quanti, studia. Il momento politico è, da una parte, drastico, drammatico, e credo che si sia messi molto peggio rispetto a due anni fa, molto, per tutta una serie. Senza dubbio. Dall'altro, però, insomma, sono... State governando con il PD da ormai tre anni. E ora ci arriviamo. Sono ben contento di essere qua, perché Jonathan Targetti è un uomo al quale un ragazzotto al quale ogni tanto bisognerebbe schiacciargli la testa, perché effettivamente, come dire, ogni tanto, come si dice a Prato, piscia un po' fuori del vaso.
Però non demorde, sono no. ormai mesi e mesi e mesi che porta avanti questo ed è diventato davvero una voce della politica pratese, non dico la più autorevole perché ci sono firme di giornali importanti, ma indubbiamente la segue, ne segue retroscena, conosce i volti e lasciatemelo dire, la cosa bella è che finalmente la maggior parte dei volti della politica pratese sono generazionalmente molto simili, ecco. Certo, assolutamente. Sono stato abbastanza diplomatico. Sei molto... Poi tu lo sai, insomma, io sono una persona normale, insomma. Sono un goliardo, se poi vi invitate in matto alle sassate, certo. È un dramma. Allora, senti, tu sei passato da essere assessore all'integrazione del Comune di Prato per 5 anni, poi si va anche su argomenti un po' più divertenti, e poi ora, da poco, sei stato nominato dal Caimano in persona, responsabile immigrazione Forza Italia. Te la spiega, cioè, come mai ha nominato proprio te? Beh, allora, quando si parla delle dinamiche interne dei partiti, chiaramente chi non ne è addentro difficilmente può capire. Subentra una sorta di componente che è la competenza, che è l'esperienza, ma subentrano anche dei pesi e dei contrappesi. Noi iniziamo 2 anni e mezzo fa a fare un po' di confusione nel partito con la nostra corrente dei formattatori, di cui Alessandro Cattaneo è il leader indiscusso, ex sindaco di Pavia, tra l'altro aveva preso il 47% al primo turno e poi ha perso al secondo turno. Io mi ricordo delle polemiche sindaco successive. Sindaco più votato, no. più amato d'Italia, nonostante questo, no, il ballottaggio l'ha stroncato. Ma io mi ricordo delle polemiche successive alle elezioni di Pavia, no? Tutti a scherzare, ma non doveva essere lui il formattatore, ha preso la risolata a Pavia. Ricordiamoci, certo, della situazione nazionale, cioè lui nonostante tutto è riuscito comunque a sfiorare lui nel il primo Cattaneo turno bis. Alessandro aveva ribaltato i risultati nazionali, completamente risaltati. Esatto. Beh, tornando a poi questo, non ce l'ha fatta. Noi iniziamo a fare un po' di confusione, chiaramente nei partiti gli ultimi arrivati che sgomitano un po' troppo devono essere decapitati, questo è certo, chiaro, no? Sono certo. Le dinamiche dei partiti, insomma. Lo stesso Renzi, che è stato veramente una grande delusione, però all'inizio, quando lui iniziò a sgomitare nel suo partito, quasi quasi noi, suoi coetanei dall'esterno, lo guardavamo con grande attenzione. Detto questo, la nostra corrente ormai oggi conta più di 1000 amministratori locali, tra sindaci anche di grandi città, abbiamo una rete molto capillare in comuni, in province. Siamo allineati al partito, nel senso che ci sono momenti in cui è giusto strappare e momenti certo. in cui è giusto ricucire. Siamo allineati anche perché finalmente Berlusconi, un paio di mesi fa, e questa cosa fece arrabbiare molto Fitto, dette l'incarico ad Alessandro Cattaneo e a Giovanni Toti di intercettare nei vari territori i più bravi e volti che siano comunque spendibili, quindi un mix di esperienza, competenza, anche se non tutto, un po' di giovanilismo e soprattutto facce nuove, perché il nostro partito non può continuare a mandare le stesse facce in TV certo. quando dall'altra parte del PD io stesso mi trovo davanti in tutti i talk show nazionali, nella migliore delle ipotesi, un 33enne, certo, un 35enne. Però Toti non si può guardare. Non sono preparati, ve lo dico. Non tutti quelli del sono PD. Preparati. Quelli non del PD. Tutti, non tutti. Sono saliti sul treno giusto, che si chiama Renzi, ora lo stanno percorrendo. Guardate che la politica, anzi non la politica, la democrazia ha grandissimi limiti. Questo è chiaro. La democrazia, qualsiasi professore di scienza politica vi dirà che la democrazia non è scritto da nessuna parte che è il miglior sistema. È forse il meno peggio. La democrazia, questo è un titolo, Questo è un titolo. La democrazia. Abbiamo anche la responsabile social che rilancia. Giusto. I titoli. Bisogna, come dire, però, far seguire a questo titolo il fatto che la democrazia spesso fa votare le persone in base anche alla pancia del momento, se no non si spiega il perché di tanti partiti. Io ho lanciato la democrazia giorno. Non ha memoria. Certo. Perché la giunta Cenni avrà fatto tanti errori politici, partitici. Ma da un punto di vista istituzionale, cioè di opere pubbliche, di cose fatte, francamente non ha niente da invidiare a tutte le altre giunte precedenti. Poi arriviamo anche a questo. Detto questo, la democrazia però di fatto
noi dobbiamo continuare a portarla avanti. E questo impone al politico, al di là dell'essere bravo e preparato, di essere al posto giusto, al momento giusto. Se Biffoni non fosse diventato renziano tutto a un tratto, perché Biffoni non nasce renziano, non sarebbe stato né il vincitore delle primarie, né tanto meno sindaco. Poi certo, a noi le primarie non ce le fanno fare nel nostro partito, se no... Infatti si sta assistendo nel centrodestra locale, un po' in tutti i... Però diciamo nel locale a Prato lo viviamo da vicino. Ormai lo scettro l'ha preso Milone, l'ha preso. Cioè? Milone ha preso lo scettro del centrodestra locale. Cioè lo sta coordinando lui, lo sta indirizzando lui a livello mediatico. L'attenzione è tutta su Milone. No, allora non facciamo l'errore che fa l'italiano medio di considerare l'importanza e l'incidenza politica di una persona in base a quante volte appare sul giornale. Cioè, se vuoi, io sono il presidente provinciale del più grande partito d'opposizione della città. Se vuoi, io tutti i giorni fo 3 comunicati stampa e anziché vedere il mio nome una volta, lo vedi 3 volte al giorno. E cosa cambia? Non è questa la politica. Cioè, no, non si può misurare la politica in base... Il titolo è quella di Milone, non è politica. No, diciamo cazzate. Aldo Milone è un eccellente politico locale, e va detto, perché è uno che veramente porta a porta, fa le vasche in centro, va su e giù, conosce i suoi elettori. Chiaramente Milone ha dei limiti sono le materie delle quali dibatte, dove però assolutamente lui è... in maniera indiscussa la persona più preparata. Poi è chiaro che se te parli di sicurezza o di immigrazione la devi incardinare in una politica più ampia, perché guarda, la politica è interventismo quando c'è necessità. Sai bene che io sono uno di quelli che quando si esagera, certo, quando le folle manifestano nel modo sbagliato, io sono tranquillamente con la polizia quando è costretta a caricare. Anzi, troppo spesso la polizia viene additata per delle cose un po' discutibili. Detto questo, la politica deve essere interventista, ma deve essere soprattutto lungimirante. E per essere lungimirante devi avere nella tua testa un progetto di città, di paese, e devi parlare un po' di tutte le cose. Sta imparando, Giorgio ha imparato, è proprio il perfetto politichese. Sì. Allora, secondo te... come può essere credibile un politico come Milone, che bene o male è stato assessore per 5 anni più 1 o 2, insomma, nella passata amministrazione di centrosinistra, non è riuscito a risolvere la sua politica? Ecco, a mio avviso non è riuscito a risolvere i problemi legati alla comunità cinese. Ti domando, te come giudichi la politica di Aldo, essendo stato 7 anni assessore? Beh, allora, bisogna innanzitutto dire che Aldo è stato un... vicino di giunta, un amico di legislatura ed è un alleato all'opposizione adesso. Quindi questo significa che comunque si condividano alcune, certo, alcune linee. Te parli della credibilità di Aldo. La credibilità di Aldo non la devo decidere io, la devono decidere gli elettori di Aldo. Perché vedi, noi negli ultimi giorni stiamo facendo un po' di confusione. Molte persone, tra l'altro anche l'amico Vittorio Giugni, che è sempre molto caustico, mi ha fatto un'intervista, sì, e spesso scivolava sulle domande relative al centrodestra. Guardate che io sono nella segreteria nazionale del mio partito, che è Forza Italia, e sono presidente provinciale del mio partito, che è Forza Italia. Io rappresento Forza Italia, ho il compito di togliere di mezzo gli equivoci legati al passato, liste civiche, piccoli partiti, eccetera, e di riportare all'ovile, dando un motivo o più motivi all'elettore per tornare a votare. Perché il nostro elettorato non è che ha votato Renzi, che se ne dica, il nostro elettorato non è andato a votare, o parte di elettorato non è andato a votare. Beh, io su questo non sono molto d'accordo. Secondo me, no, ma sono i numeri. Il 40% che ha preso Renzi l'ha preso molto, sfondando molto anche, vabbè, anche comunque, nel... Poi dopo, vabbè, si parla di numeri. No? C'è chi dice che Milone si stia avviando ad una carriera regionale, no? Non ho capito, ma mi avete chiamato per parlare di Milone?
No, è uno degli argomenti che mi interessa di più a me. C'è anche chi dice che Cattaneo farà il ministro, io sottosegretario. Beh, sa quante cose si dice, no, ma sono stupidaggini sostanzialmente. Prego. Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesia. Questa chiamata ci mette un po' a... Che arriva, dovrebbe arrivare da Bruxelles, no? Lasciatela lavorare, è una delle poche che lavora a Bruxelles. È una delle poche? Si fa un bel mazzo lei, sì. E soprattutto è una ragazza che ha, credo abbia 80.000 preferenze. Cioè questa vale così. Allora, sì, nella circoscrizione Lombardia, bene. Cosa stavi dicendo della canzone prima, Amore? Mi ricorda la gioventù durante un... durante la gioventù di... una ventina d'anni fa, mi ricorda una festa di un diciottesimo. Beh, io devo ammettere che hai usato un po' parole differenti. No, ti ho detto che stavo pomiciando con la mia ragazzina di allora. Avevo... Lara! Ah, eccoci, infatti no. non ci può sentirti, eccomi qua. Buongiorno, ascoltatori del Bubone, Lara Comi in diretta da Bruxelles, giusto? Buongiorno, io a Bruxelles in diretta. Allora, è qui con me, come tu sai, ci siamo già sentiti prima, Giorgio Silli, nuovo volto di Fratelli d'Italia. Sì, a livello... Fratelli d'Italia, di Forza Italia, responsabile immigrazione, forse uno dei bei più volti. Ma no, mi stavi già dando una brutta notizia di prima mattina, scusa. No, scusa Lara, perdonami. È di Forza Italia. No, Lara, è che c'eravamo distratti, si stava parlando di pomiciate, di quando avevamo 18 anni, quindi si era distratto il conduttore. Il conduttore è... Ecco, sgridalo allora. Ascolta Lara, per rompere un po' il ghiaccio, e tu sai, io sono un grandissimo ascoltatore della Zanzara, un grosso fan, ho seguito nella scorsa primavera in maniera molto appassionata la grande inchiesta della Zanzara sul fatto di trovare un fidanzato. Aggiornaci, perché ma non rompete le palle, dai, no. Cioè... è come tutta la città che a me chiede quando mi sposo. Ha creato questo tormentone. Io ho anche detto che troverò anche a lui una fidanzata, e quindi adesso... Giusto. Siamo nella fase di selezione delle varie curriculum e dei vari videomessaggi che sono arrivati. Li terremo per stagionati. Ah, sono arrivati anche i curriculum, pensa a te. Allora, senti Lara. Sì, manco fosse una selezione per un lavoro. Allora, polemica... Però nel curriculum assolutamente quello che non è mai stato richiesto da noi è il conto corrente. Conto corrente. È un'informazione che non ci interessa. Non ci interessa. L'amore va oltre, guarda. Assolutamente. Poi nella coppia c'è già lei che, insomma, in fondo al mese, qualcosa porta a casa, no? Allora, senti, intanto grazie di essere della disponibilità. Vorrei parlare con te di un po' di cose, no? Innanzitutto partirei da... noi stiamo, tu sai, trasmettiamo dalla radio universitaria di Prato, Radio Spin, e Prato da tanti anni ormai è al centro del dibattito nazionale per i problemi legati alla comunità cinese. Io vorrei intanto sapere dall'europarlamentare Comi cosa pensa delle comunità cinesi in Italia e in particolare in modo di quella di Prato. Allora, io ho conosciuto, diciamo, quella di Milano. Quella di Prato, devo ammettere che non ho mai visitato fisicamente le location, anche dove era successo poi, ahimè, quello spiacevole incidente. Bisogna differenziare tra coloro che appartengono alla comunità cinese, non rispettano le regole e quindi fanno parte della cosiddetta criminalità organizzata, e coloro invece che si sono ben integrati all'interno del nostro sistema. Questo
generalmente avviene anche per gli italiani e per tutte le altre comunità. Noi abbiamo sempre questo accenno e questo magari più influenza sull'ambito cinese per il problema anche della contraffazione e dello sfruttamento del lavoro minorile o delle condizioni di lavoro assolutamente non a norma. Io ho visto, visitando anche più volte la Cina, che si è avuto uno sviluppo del loro modo di lavorare. Mm-hmm. Mi spiego meglio: se inizialmente volevano fare un copia e incolla dei nostri prodotti, ora stanno cercando di superare anche alcune nostre realtà con il design e con una produzione che sicuramente è a minor costo, ma che qualitativamente in alcuni settori, anche quelli della seta, ahimè, sono veramente bravi. Questo che cosa vuol dire? Innanzitutto, per lottare contro la contraffazione dobbiamo educare il consumatore. Se tu non hai una domanda, non hai un'offerta. Ecco, e Lara, dall'altra parte avere dei controlli anche molto più rigidi, perché spesse volte fa comodo anche avere prodotti contraffatti sul mercato da parte della criminalità già organizzata. Guarda, questo è un punto di vista interessante. A Prato abbiamo uno dei tanti problemi legati alla comunità cinese, è quello della prostituzione cinese low cost. Il nostro centro storico è veramente colmo, stracolmo di prostitute cinesi low cost, che sono diventate un po' il passatempo preferito degli over 60, no? Il problema è che tu puoi fare tante cose, no? Per eliminare però dovresti andare aiutami, Silly, invece di stare al cellulare, di stare su Twitter a twittare. Ma cosa vuoi sapere? La vuoi mettere in difficoltà, povera figlia? Assolutamente. Vabbè, Lara, allora, ti salvo io, ti salvo io, stai tranquillo. Per la riappertura delle case chiuse. E questo, certo, è assolutamente... Allora, la lotta alla prostituzione deve esserci. Ci sono però a volte delle persone, delle donne e poi degli uomini che lo considerano, tra virgolette, un lavoro. Quindi non hanno dei cosiddetti protettori, ma lo fanno di propria volontà, cosa che non condivido assolutamente, però piuttosto che averle nei centri storici di Prato, di grandi città o per le strade, preferisco forse che ci siano strutture più protette, che così possiamo definire. Poi ognuno ha la libertà che vuole, perché, ripeto, come per la contraffazione, come per la prostituzione, se c'è domanda c'è offerta. Esatto. Quindi orientarsi un po' più con chi va e agevola questo mercato che assolutamente è illegale con la casa chiusa, diventerebbe invece una cosa anche un po' più regolare, con dei controlli, con tutto anche un ambito fiscale di un certo tipo. Poi ognuno sceglie la vita che vuol fare, questo non è assolutamente, non sono io a giudicare se è positivo o negativo. Io, certo. Tu intravedi anche delle opportunità, noi siamo 200.000 abitanti a Prato, no? Centinaio più, centinaio meno. Abbiamo quasi 50.000 cinesi sul territorio, regolari, non regolari. Però. Sì. Intravedi anche delle opportunità dal fatto di avere qui in loco 50.000 persone di origine cinese? No, questo è sbagliato. Nel senso, comprendo, mi spiego meglio. Creare quasi a volte dei ghetti e creare degli interi quartieri cinesi è sbagliato, soprattutto nel momento in cui bisogna cercare un'integrazione. L'integrazione deve avvenire nel rispetto reciproco e quindi avere persone che rimangono tutte in una certa area di uno stesso orientamento, che può essere religioso, che può essere anche di provenienza, è sbagliato perché non agevola l'integrazione e quindi crea anche dei maggiori scontri. Certo. Ma guarda, sono Jonathan, tanti però, e quindi questo bisogna vedere anche, dipende un po' anche dall'amministrazione, permettetemi, perché dare dei permessi anche tutti in una certa area di cinesi, ipoteticamente, che hanno questa cosiddetta Chinatown, io lo considero sbagliato. Ma, Lara, abbiamo avuto 5 anni Giorgio Silli come assessore, certo. E i risultati, insomma... Beh, no, ma lei... infatti lo rimpiangiamo tutti. Lara, brava, senti. Il discorso è molto semplice. Lara, pur non conoscendo a fondo la realtà pratese e al di là dell'essere un esponente autorevole del mio partito, ha parlato con il buon senso, ha parlato di prostituzione con buon senso, ha parlato di no alla ghettizzazione con il buon senso. E traduco.
fin dall'inizio l'ipotesi di, passatemi il termine brutto, spalmare determinati agglomerati monoetnici da un ghetto dove loro si erano autonomamente messi su tutta la città sarebbe stata, non dico la panacea di tutti i mali, ma sicuramente avrebbe aiutato l'integrazione. È chiaro che la ghettizzazione è il veleno per l'integrazione e questa cosa doveva nascere a monte. Ci sono dei palazzi, immagino via Strozzi o da altri, certo, dove erano stati dati dei permessi, e faccio l'esempio, di macellerie o call center o tutte cose legate a una certa area culturale, musulmano, islam. È chiaro che se tu crei i servizi per una certa realtà di persone, è chiaro che quel condominio di 500 appartamenti piano piano diventerà un... Quindi ha ragione Lara, ha ragione, cioè l'urbanistica è importante, è tutto. Noi in questi 5 anni abbiamo cercato veramente di incidere, però purtroppo, come sempre, il nostro paese ti mette in condizione di poter incidere pochissimo. Ti faccio un esempio. Il peggior esempio di integrazione al mondo sembra sia la città di Rotterdam. Città importantissima, portuale, eccetera, eccetera. Perché inizialmente l'Olanda è sempre stato un paese abbastanza progressista, cioè la stessa famiglia reale olandese è sempre stata un po' più, tra virgolette, moderna rispetto ad altri. E tutto il permissivismo di prostituzione in vetrina, droga, leggera, libera, eccetera, insomma, tutto questo permissivismo ha toccato anche le politiche dell'immigrazione. Tra l'altro in Olanda l'immigrazione la conoscano un po' meglio e da più tempo di noi, insomma, mezzo mondo erano colonie olandesi. E si sono trovati a un grande problema. Certo. E allora sembra che stiano in questo momento, dal momento che ci sono i quartieri monoetnici, c'è il quartiere indiano, c'è il quartiere cinese, c'è il quartiere pakistano, cioè, quindi è proprio il veleno per l'integrazione, stanno cercando adesso di valutare la possibilità di mettere dei tetti massimi di nazionalità anche all'interno di vari condomini. Cioè, se io distribuisco le case popolari, per esempio, è chiaro che in quel momento io, pubblica amministrazione, devo, per motivi di bene comune, poter decidere che in quello stabile io ci metto almeno il 60-70% di italiani e il resto di stranieri, se no veramente l'integrazione avviene al contrario. E mi sembra già che abbiamo toccato dei limiti assurdi, scuole che non fanno più il presepe per rispettare l'altro, via al crocifisso dalla classe, e insomma va tutto bene, però attenzione a questa deriva. Attenzione. Allora, fermi, cioè, se no Lara, scusami, ma c'è, cioè, Giorgio Siri ci fa il pippone, il pippone vi insegno a vivere. No, Lara, scusa, sto insegnando a vivere a questi ragazzotti anarco insurrezionalisti grillo comunisti, sono tutto tranne che dei nostri. Lara, brevemente, siccome siamo in diretta, un nostro ascoltatore, che tra l'altro è Gianluca Banchelli, ex consigliere di Alleanza Nazionale, PDL, insomma, ha gravitato comunque nell'orbita PDL, ci scrive: se Lara non avesse scritto niente sul film Berlusconi, nessuno se lo sarebbe filato. Adesso invece tocca vederlo. Esatto. È scoppiata questa polemica, no, su questo film. Io in verità ho detto di non andarla a vedere, quindi però tu sai, no, come funziona. Non ho seguito bene il discorso, anche perché quello che io vorrei capire, e mi piacerebbe che si facessero dei bellissimi film su come trovare lavoro, su come è la situazione italiana dei giovani, che sono film che allora educativi, ma un film che sappiamo già come il trend, direi che ne abbiamo già visti tanti, non è il caso di farne altri, ecco, questa è la mia opinione. Poi quello che mi piacerebbe verificare e che stiamo verificando è se questo film abbia avuto delle sovvenzioni da parte dello Stato o della pubblica amministrazione, perché anche questo è una cosa molto importante da valutare. Quindi tu ci stai dicendo qui al Salotto dei Bubone che voi di Forza Italia state verificando questa che potrebbe essere una voce, quindi?
Ma diciamo che io sto verificando, che non posso prendere a titolo degli altri, sicuramente è un passaggio che intendo fare, naturalmente come esponente di Forza Italia poi rimane a uso di tutti, se fosse così è veramente grave. È gravissimo, anche se Lara, io te lo dico francamente, io vivo nella rossa sì. Toscana dove il potere clientelare è alla base di tutto e sappiamo perfettamente che, come dire, i famosi finanziamenti e contributi a pioggia per gli amici degli amici, soprattutto se vanno contro il nemico storico, beh, insomma, magari gli camuffano bene, però il modo di dargli li trovano. Quindi vediamo di smascherarli. Sì, però il problema è che in un momento di crisi, allora, questi soldi devono essere dati, preferisco assolutamente, a chi è a casa senza lavoro. Certo. Cioè, piuttosto che per un film. Certo. Che vengano dati alle scuole, visto che Renzi giustamente a questo punto di riferimento, non per un film di questa natura. Quindi deve essere anche un po' il cittadino che inizia a ribellarsi per come vengono spesi determinati soldi. Certo. La politica sbaglia e paga, in questo caso a volte non è solo la politica, ma un sistema di casta altrove. Ma è la tipica ipocrisia di sinistra, insomma, mm-hmm. C'è poco da fare. Qui ci chiedono di versare un gettone di presenza. Sono gli intellettuali. Ti racconto. Di solito col portafoglio a destra. Qui ci sono dei comunistelli che chiedono di versare il gettone di presenza per opere di misericordia e poi magari certe aziende partecipate nel corso della storia hanno drenato alla città milioni di euro. Capito che cosa voglio dire? No, questo è fuori discussione, ma deve essere cioè io mi aspetto che il cittadino giustamente si lamenti del politico corrotto o del politico che ruba, ma il male è che poi lo rivota, capito? Imprenditore o di un sistema o di un'amministrazione che non funziona o che fa male. Sì. Cioè andiamo fuori dai luoghi comuni, cerchiamo di andare molto più sul concreto. Certo. Lara, io ti ringrazio, sei stata gentilissima, ti richiamerò magari più avanti quando parleremo di qualcos'altro. Un abbraccio a Giorgio e a tutti voi. Ciao cara, buon lavoro, a presto. Ciao. Cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente. Quando vedo te. Il cobra non è una biscia, ma un vapore che striscia con la traccia che lascia. Dove passi tu? Andavo a fare. Secondo me è ottimo. Sì, pronto? Giancarlo, sei sempre dall'avvocato? Sì, guarda, io ho una faccenda un po' di lunghina, pensavo io di finire prima, purtroppo. Giancarlo, 30 secondi, 30 veramente, 30 secondi. Bene, ciao. Facciamo pace. Come, scusa? 30 secondi e basta, 30 secondi. Sì. Ti chiedo, dimmi. C'è con me Giorgio Silli qui in studio. Sono in radio, mi hanno invitato in radio, Giancarlo. Sì, va bene, mi hanno fatto bene a invitarti. È un personaggio importante, Giorgio Silli, quindi è giusto quello che dici. Allora, io bisogna ti lasci perché io ho una cosa e bisogna la sbrigare. Giancarlo, facciamo pace. No, raggiungimi su Facebook, ciao. Facciamo pace. Come, non ho capito? Io non mi ha mai fischiato nessuno. Tu mi hai levato da Facebook. No, io non ti ho levato. Come no? Io non ti ho levato, no. Io so che a volte neanche Facebook stesso, non lo so, io non ci intendo nulla. E sono un dilettante allo sbaraglio su quella faccenda lì. Allora, guarda. Altre persone mi hanno detto, tu mi levavo l'amicizia. Io non levavo l'amicizia a nessuno. Allora, guarda, io te la richiedo, Giancarlo, te la richiedo. Non so neanche come si fa a levarla. Tu mi dici come si fa, ve lo dico io, non lo so. Va bene, dai. Allora, facciamo pace. A presto. Io non ho mai litigato con nessuno. Dai, a presto, Giancarlo. Io non ho mai litigato con nessuno, vai. Salutami l'avvocato. Scusami, Scusami te, ciao.
numero uno, eh. Giancarlone è numero uno, ragazzi. Non demorde, non perde proprio sempre dall'avvocato. Ma ha tolto da Facebook, ora dice di no, ma ha tolto da Facebook. Senti, Siri, di cosa parliamo? Siamo oltre metà della puntata. Dicevamo, questa canzone, il Cobra, cosa ti ricorda? Perché qui, Silvio... Vabbè, ragazzi, la Rettore, Donatella Rettore, meglio conosciuta come la Rettore, una delle meteore del panorama, ci ha lasciato splendido, splendente, il Cobra non è un serpente, e anche Dammi una lametta che mi dà. Certo. Ho questo... Senti, Giorgio, CD, qui... Sì. Cerco un po' di entrare in un argomento. Sì, però mettete un po' di base musicale, perché sennò si sembra davvero... C'è il tappetino, non ti preoccupare. Okay. Allora, argomento un po' delicato, no? Io ho scritto un articolo che tanto sta avendo un grande successo sul Bubone. Si scrive Stato, si legge mafia, va bene? Te esageri sempre, perché chiaramente devi trovare la notizia. Siete in due pericolosi a Prato di giornalisti. Sei te e te blogger e un altro che gli è più pericoloso di una fuga di gas, che è Carlandrea Adampoli. Che collabora con noi ogni tanto, ci sentiamo spesso, caro amico. Su Facebook, tipo Jeff Gabardella col cappello. La foto tutto total white è meravigliosa. No, allora, tu devi spiegare, sì, come... a un neofita, quindi a uno che non vive la politica da dentro come te. Allora, fine luglio, intercettazioni, anzi, neanche intercettazioni, audio rubato dal personal trainer a Minofede, dove Minofede descrive il rapporto Berlusconi dell'Utri, mafia, mafia, soldi, mafia, ok? Uh-huh. Poi arriva l'estate, Totò Riina dal carcere di Opera. Tra le tante intercettazioni ambientali che ormai Totò Riina viene intercettato 28 ore su 24, giustamente, dichiara tra le tante cose all'altro, al suo compagno, insomma, di ora d'aria, 250 milioni ogni 6 mesi. Berlusconi ci dava 250 milioni. Forza Italia nasce un mese nel 93, un mese dopo l'attentato di Firenze, Gergofili e gli altri attentati di quei giorni fa. A mio avviso, sotto il segno della mafia. Io vorrei... Poi, ovviamente, cambia, si evolve, passano 20 anni, 25 anni e diventa anche altro. Io vorrei sapere, uno come te, che milita in Forza Italia, fa parte di Forza Italia da diverso tempo, come si approccia a queste notizie qua? Emilio Fede, come giustifichi l'audio di Emilio Fede? Giustifichi l'audio di Torino? Io conosco dell'Utri, non ho problema a dirlo. L'ho conosciuto. Peraltro, cioè... Ci sono succedute tante cose negli ultimi anni all'interno di vari partiti. Premesso che se veramente quello che dice Riina deve essere messo sullo stesso piano della parola di uno che ha governato questo paese, anzi ti suggerisco di rivedere il film Il Divo, che parla proprio della strage di Capaci, degli ultimi anni di Andreotti, della Prima Repubblica. Certo. E nel film Il Divo, che io ho visto 28 volte, lo so a memoria, una volta delle quali l'ho visto anche con uno che appare all'interno di quel film, che alla fine ha detto non è male, ma ci sono molte inesattezze. Detto questo, a un certo punto Andreotti, quando viene interrogato dalla giunta parlamentare, giustamente dice: scusate, ma io ho rappresentato il paese per decenni nella politica estera, con gli Stati Uniti, con l'Inghilterra, ovunque. Io sono una persona fino a prova contraria onorabile. Io non accetto che si metta la mia parola al pari di quella dell'autista del tale mafioso, che potrebbe avere delle prebende in cambio di alcune dichiarazioni. Allora, noi bisogna cominciare a fare un po' di distinzioni. Non puoi mettere sullo stesso piano la parola del Presidente del Consiglio dei Ministri con quella del capo dei capi della mafia, che sa perfettamente che ogni cosa che dice gliela intercettano e la utilizzano in certi modi. Detto questo, se ci sono delle condizioni per procedere contro, in questo caso, Berlusconi, è giusto che venga, e ci mancherebbe altro, si vada avanti contro Berlusconi, però ci devono essere delle prove,
non che poi alla fine viene fatta una figura cacina come però è stata fatta con Ruby. Ci sono anche delle ci sono anche delle condanne, ci sono. Ad esempio Dell'Utri è condannato a 7 anni. Dell'Utri è condannato a... Allora, Dell'Utri non è Berlusconi, innanzitutto. È uno dei fondatori secondo di Forza di Italia. Poi, se non sbaglio, Dell'Utri è condannato per concorso in associazione esterna, se no, che è un reato che esiste solo in Italia, cioè negli altri paesi non capiscano come si faccia. Però guarda, negli altri paesi non c'è neanche la mafia. Io non sono uno di quei mujahideen che fa finta di non vedere tante cose. Fare politica è un qualcosa di molto complesso, spesso tocchi dei bottoni che non devi toccare, ti fai tanti nemici, eccetera. A volte c'è veramente dei colpevoli che è giusto che vadano in galera. Io feci un post su Galan, del quale io sono stato consigliere politico al Ministero 5 anni fa, io non lo sentivo da più di 4 anni, eccetera. Io feci un post dove scrissi che ero umanamente vicino a Galan. Che ricordo. Significa che Galan chiaramente se è in carcere probabilmente qualche prova per tenerlo in carcere lo hanno, è giusto che la giustizia faccia il suo corso, ma io umanamente dal momento che lo conosco e lo conoscevo come una persona per bene posso dire che sono vicino. È come se mia sorella ammazza uno, la mettano in carcere, e certo. io umanamente sono dispiaciuto per mia sorella, poi certamente. È chiaro, se ha fatto un reato è giusto che stia in carcere, ma senza tanti voli pindarici o discorsi. Mi sembra, francamente, che la vera realtà di questi anni è che è stata stanata una parte di magistratura. Perché io, tornassi indietro, tra l'altro io farei magistrato, cioè una cosa che mi affascina tanto, ho una stima infinita per la magistratura, perché veramente c'è gente con due palle così. Però è chiaro che c'è una fetta di questa magistratura che scientificamente per 20 anni ha cercato di... Però allo stesso tempo, ragazzi, non mi sembra siano arrivati a nulla o a poco, perché è vivo, vegeto, senza di lui Renzi non fa le riforme ed è l'unico centrodestra in questo momento, piaccia o non piaccia, votabile. Chiuso. Penso che un sueño parasito non volverà más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó y me hizo volar en el cielo infinito. È un silly in estasi. Attenzione, un'altra chiamata. Chi potrebbe essere stavolta? Silly ci raccontava ovviamente. Pronto? Ecco, Claudio Belgiorno, benvenuto in diretta a Strotto del Bubone. Buongiorno a tutti, grazie. Sei impegnatissimo, eh? Sì, tutto a posto. Uno dei video più cliccati della passata stagione. Ci sarà modo comunque di rivederti qua ospite in studio. Siamo con Giorgio Silli in diretta. Capito? Che lo saluto. Ciao Giorgio. Ciao bello, ci siamo visti ieri. Addirittura. In piazza, piazza Meroscatale. Per caso, eh. Era uno scoop. Per caso, eh. Claudio, ci sono... Per caso, per caso. Però non è che ci facciamo a vicenda. Claudio, ci sono un sacco. No, come non ci facciamo a vicenda? Non ci, nel senso, abbiamo gusti similari, ma non dico nel senso come donne. Ah, ho capito. Allora, visto che ci entrate voi in questo argomento, ricordo che Claudio Belgiorno dichiarò la scorsa stagione a Sotto e Bubone: le donne che ho avuto io a Prato, Giorgio, non le ha mai avuto nessuno. Ecco, ti senti di metterti in competizione con Claudio? Sono aumentate ancora. Non ho mica capito. Nel frattempo sono aumentate. A livello esponenziale. Le donne che ho avuto io a Prato non le ha avuto nessuno. Ha detto Belgiorno. Belgiorno, virgolettata. Ragazzi, allora, ci sono dei momenti in cui in passato poteva essere divertente fare a gara a chi aveva più donne. Oggi, ragazzi, averle donne è diventata roba proprio da... Credo che lo stesso Auzzi abbia 30 fidanzate almeno. Io ho smesso di avere tante donne da quando non è più chic, capito? Ormai è diventata roba da gente di sinistra. È caduta la chiamata e ricollegaci con Claudio Belgiorno. Non è più... Ma
già siamo in diretta, no? Perché stavo per dire, ogni tanto mi dimentico, siamo in diretta. No, è giusto che non lo dica. No, se senza, no, cioè, no, senza, insomma, siamo senza filtri noi, senza filtri. Mi verrebbe da dire, siete anche senza qualcosa che comincia con F come filtro. Allora, chiamiamo Belgiorno. Belgiorno è... No, volevamo chiamare Belgiorno perché l'argomento comunque locale di questi giorni è il Settembre Pratese, no? Questo Settembre Pratese... Chiedimi dove sono io nei prossimi giorni, perché purtroppo io il Settembre Pratese lo vivrò, ma a pezzi. Io andrò a visitare lunedì il centro di accoglienza per i richiedenti asilo e rifugiati di Castelnuovo di Porto. Così ci cascano le palle. Cioè, eravamo entrati in argomento donne... No, aspetta, ora arrivo. Che c'entra? Chiaramente devo fare... E tu vai sui centri di accoglienza. Se andavo a Lampedusa, era più lontano, allora non avrei visto neanche il corteggio storico. Invece riesco a tornare e mi faccio il corteggio. Te pensa che quando ero bambino avevo paura delle armature del corteggio storico. E la mia nonna aveva un negozio in via Garibaldi e mi portò con la mano a toccare un'armatura e mi fece vedere che quello era un uomo. Certo. Quindi io ho iniziato a fare politica perché fin da bambino ho sempre voluto fare il corteggio storico. Di conseguenza è tutto merito della nonna. Allora, il corteggio storico ormai non ha più senso nel 2014, è una roba da abolire. No, assolutamente. Voglio lanciare assolutamente, io questa... Assolutamente. Corteggio storico è una cosa meravigliosa. In un mondo in cui nessuno studia più niente, la cultura generale è a zero, la scuola non riesce a fare la scuola, la famiglia non riesce a fare la famiglia, nessuno insegna più niente ai giovani, che fai? Cancelli anche il corteggio storico, che perlomeno ai ragazzi e ai bambini dà un'idea di cosa succedeva in questa città. Qui siamo in un'ignoranza dilagante, cioè il vero problema di oggi dell'Italia è un problema di formazione, cioè se te non formi i bambini, gli adolescenti nel modo giusto, te avrai veramente un paese di terza categoria, più di quanto non lo siamo già adesso. Uno schiaffo ogni tanto che ai tempi miei e tuoi le mamme davano non ci starebbe male. Attenzione, è tornato dall'oltretomba Claudio Belgiorno. No, stavamo dicendo, Claudio, in quest'estate tu hai detto che hai aumentato in maniera esponenziale le donne che insomma hanno fatto parte della tua vita. Certo. No, diceva Giorgio, è vero che è diventato facile, però posso dire anche che ci sono tanti che sono sempre a secco, quindi... Posso dire è diventato facile per chi l'ha fatto diventare come un lavoro, trovare una donna nuova. Però il vero difficile, sai qual è? Difficile anche. Lo sai il vero difficile qual è? Riuscire ad avere un ottimo rapporto con tutte le ex per potergli chiedere il voto di preferenza alle elezioni. E questo è... Le donne sono preferenze. Ormai ho smesso da 3 anni, io sono innamoratissimo della mia fidanzata. Magari gli aggiri di uscire con un altro mio amico, almeno riesco a passarla, così questo amico magari mi può fare un altro favore. Senti, in tutto agosto, Claudio, quante più o meno hanno fatto parte della tua vita? No, ma non mi chiedeva mai parlare di numeri, però tante... L'hai fatto l'altra volta, hai detto più di 200. È stato divertente perché comunque a Prato è stata tanta gente ed è stata... Cioè, spiegaci una cosa, Claudio, mentre io ero a lavorare... Era proprio per settembre, c'è un settembre esplosivo qui in piazza. Sì. No, non ce ne frega niente. Spiegami una cosa, mentre io ero a lavorare nel mese d'agosto, 100 telefonate al giorno, andavo a Roma un giorno sì e un giorno no, e non avevo il tempo di respirare. Te, nel tuo non fare niente d'agosto a Prato, quante crocette hai messo al giorno? Quante? Non ho capito. Crocette hai messo al giorno? Quante donne? Quante donne hai avuto al giorno? Quante donne? Quante donne, Claudio? Vabbè, naturalmente se non ce n'ho una al giorno mi sento male, mi sento solo, quindi mi impegno anche all'ultimo secondo della questa giornata. Si chiama ninfomania. Ninfomania. Questa si chiama ninfomania. Claudio Belgiorno, una donna al giorno. Non sono a fare niente, ti dico, caro Giorgio, ne sto preparando tra l'altro, sto preparando una sera dell'Eros, tra l'altro. Beh, quindi, insomma.
Ascolta, esatto, Claudio, tu l'aveva preparata Rubino un paio di anni fa. Infatti, la si migliora insieme, Ne stiamo parlando di, però forse non a Prato, la stiamo vedendo. Anche perché... E mi ricordo che alcuni esponenti del PD, quelli con una ipocrisia infinita, fecero un'interrogazione per capire come la giunta Cenni avesse potuto autorizzare la fiera del Reros, cioè roba da pazzi. Claudio, tu hai detto giustamente non a Prato perché, insomma, lo vogliamo dire da quando c'è Buffoni. Lo vogliamo dire perché a Prato governa la sinistra e la sinistra con l'Eros, insomma, c'ha poco a che vedere. No, diciamo che eravamo presenti insieme, Claudio, al dibattito in Piazza Mercatale, no? Presente Buffoni, e Buffoni disse che sarebbe stato l'ultimo anno, diciamo, della gestione targata Belgiorno del Settembio Pratesi e della Palla Grossa. No, non l'ha detto questo, anzi, ti dico, davanti a una riunione ce ne sono state due con lui, con i presidenti dei quartieri, lui ha confermato che non cambierà niente sotto un punto di vista organizzativo, ma amplierà il Settembio Pratesi. Quindi amplierà, secondo lui, in altre piazze e tutto. Questo. Possiamo dire, diamo la notizia che Belgiorno sarà comunque nella cabina di regia anche dei prossimi settembre. Io parlo della Palla Grossa, perché quello che mi riguarda è la Palla Grossa. Gli eventi anche di stasera fanno parte dell'arena della Palla Grossa, che è quello che ho sempre messo in piedi io. Se poi si parla della parola Settembre Fratesi è l'insieme dell'iniziativa che c'è a Rubino e che ci sono in centro in quel periodo lì. Questo è Settembre Fratesi, e lì non c'è un direttore, c'è tanti coordinatori che fanno una serie di iniziative, un manifesto di iniziative. Io sono quello che riguarda l'arena della Palla Grossa. Comunque, che sia in Mercatale, Claudio, che sia in Piazza del Mercato, stiamo valutando varie cose. Dando, se quest'anno andrà tutto, guarda, bene, potrà rimanere lì. Sta se dando un sacco di problemi, si potrebbe spostare. Sta dando un sacco di problemi ai negozianti, sono tutti arrabbiati, eh? Non è vero. Non assolutamente. È vero, no. Quest'anno c'è meno bancarelle, ci sono meno bancarelle, vedo una piazza molto più pulita e più libera. Pronto? Sì, sì, ci siamo. Ascolta, secondo Claudio. Secondo me, e ci sarà lavoro per tutti, meno giorni di settembre, quindi meno problemi per lo smontaggio e montaggio, perché certo, in totale occuperà tre settimane contro un mese dell'anno scorso. Vabbè. Poi ok, Claudio, grazie mille. Firme, fanno quello che vogliono, noi siamo aperti a tutto. Ok. Ci hanno chiamato anche da altre città, non lo nego. Ottimo. Buona giornata, a presto, Claudio. Grazie, buona giornata a voi. Ciao. A volte sono un bastardo e a volte un buono, a volte non so neppure come io sono. Siamo arrivati alla fine. Questa è un po' la canzone che racconta il Silly che fu, no? Ule Iglesias, sono un pirata, sono un signore. Grande Ule Iglesias, numero uno. La valigia sul letto, numero uno. Insomma, tanta roba. Lo vogliamo, ci canti un pezzettino a cappella di una canzone di Frank, visto che nei tuoi trascorsi sei stato anche un grosso, grandissimo crooner. No, diciamo che mi diverto a cantare alle feste, al karaoke, insomma, mi divertivo, quindi insomma... In capannina. In capannina, quando ancora eravamo 18-20 anni e la Versilia era ancora la Versilia, cioè no, quella che è diventata ora, che effettivamente è abbastanza... Cos'è diventata abbastanza... ora? È diventata un coacervo di russi, di ricchi stranieri che ben vengano a spendere in Italia, però è chiaro che i luoghi di ritrovo nostri, storici, quando andavamo in bicicletta da Valè oppure nei vari bagni, cioè è qualcosa di diverso, insomma, di cambiato sostanzialmente. E quindi non ci vai più in Versilia? Ci sono tornato quest'anno dopo 10 anni, a volte vado d'inverno, però gli anni scorsi ho optato o per non fare vacanze, soprattutto mentre ero assessore, oppure, sì, veramente. No, non a me, in 5 anni non sei andato mai? No, 5 anni no, qualcosa ho fatto, ma non grandi cose, veramente. Quest'anno sono tornato e ho fatto la Versilia da vecchio, cioè bicicletta, pineta,
spiaggia, casa, a letto presto. Veramente. E preghiere. Ma guarda, preghiere. Devo dire però che la Toscana è una regione meravigliosa, offre tutto. Cioè, tu sei in Versilia, alle spalle c'hai le Alpi Apuane, c'hai la montagna, c'hai la Liguria vicina. Insomma, il nostro è un paese meraviglioso. Insomma. A proposito di preghiere, tra poco è mezzogiorno, io ti inviterei a alzarti in piedi a recitare l'Angelus in latino, se sei un conduttore. Però no, bisognerebbe che questa, come Radio Maria, fosse sentita anche sottoterra a 20 metri o dentro le montagne, che Radio Maria si prende dappertutto. Esatto. Visto? Ma guarda, io non sono ovviamente religiosissimo come te, però ho la Bibbia sul comodino e ogni tanto gli do una lettura. Sì, la Bibbia sulla scrivania ce l'aveva anche l'assessore Ferrara, che in gioventù era femminista, comunistissima, dirigente CGL, però si diceva cattolica. Allora, io ringrazio Fabio Bocconi in regia, Edna Mazzoni nella parte social che ci ha assistito, Giorgio Silli, uno dei volti in ascesa. Mi scongiuri. Tra l'altro ti hanno tolto anche dalle scommesse, ormai al prossimo giro vai a Roma. Porca miseria. No, è già da fare. Il prossimo parlamentare di Forza Italia. Speriamo che Renzi veramente riesca a fare qualcosa per questo paese. Perché la vedo molto, molto, molto dura. Per me spara parecchie cazzate. E comunque ci governate insieme. Quindi grazie a tutti di averci seguito in diretta. L'appuntamento mercoledì prossimo per un'altra puntata spumeggiante. Non vi governiamo insieme. Dello Stato, stando a finire sulla shish legalizzato. E casa mia pareva quasi il Parlamento. Erano in 15, ma mi pareva in 100. Questa è Radio Spin.